Vi dirò brevemente con un esempio personale dell'ultimo mese che cos'è per me la BTE. All'inizio di questo mese ho avuto una difficoltà con il mio capo al lavoro. Costui il giorno del compleanno di mio papà, 6 aprile, mi lascia a casa da un giorno all'altro. Nel frattempo io ho partecipato a un bando del Piemonte dove per chi arriva dalla città regalavano dei soldini per farti comprare una casa di tua proprietà. Io a questo bando ci avevo partecipato. Mentre questo mi lascia a casa, mi arriva che c'è la possibilità di vincere per me questa ubicazione. A sto punto, questa è per me la BTE. Contenta di aver perso il lavoro il giorno del compleanno di mio padre, perché era una roba karmica, perché questo comunque non lavorava come avrei lavorato io sui ragazzi, per tanti motivi, a me arriva questo insight e lo farò. Ma il mio intento adesso è aprire una mia comunità ad indirizzo biotransenergetico, curare quei ragazzi anche con la BTE e farli quadrare un po'. E quindi per me è questa la BTE, che in quel momento dove ti senti strozzato, il lavoro qua e là, cioè ti arriva quell'insight, ti arriva quella voce che ti dice ascolta però stai tranquilla perché forse la tua strada è un'altra. E quindi sì, che cos'è la BTE? Com'è, come funziona in relazione alla mia vita? Che è quella figura mi permette di dare a me un'immagine nuova a me stessa e di seguire questo genio, di seguirlo anche se non ci sono figure umane a sorreggerti, ti sorregge la BTE, ti sorreggono le leggi, no? Le mappe, le conoscenze che hai acquisito. In tutto questo, quando poi ho fatto sto viaggione, il capo mi richiama, mi vuole rivedere, vieni il 2 maggio a lavorare. No. Cioè, prima della BTE l'avrei presa malissimo, cioè, mi avrebbe affossata, oddio, ho perso il lavoro, sarei caduta nella paura, invece ne ho visto il potenziale e soprattutto per me chiudere questo capo qui è una chiusura karmica anche col mio papà. Grazie alla BTE, perché altrimenti non ero manco qua, magari ero a casa depressa, ho perso il lavoro, come andrò a mangiare adesso?